cari amici, un saluto a tutti i miei sostenitori, quei deficienti che stasera ce n'è per parecchie categorie, perché è un po' che non facevo questi video, anche perché ultimamente mi sono dedicato un attimino un po' così alle cose tecniche. Diciamo che ci siamo persi su altri settori. Innanzitutto questo video voglio impostare al condizionale del tipo se vi dicessi. E purtroppo quasi mi dispiace dover dire quello che dico, perché è un errore che è stato fatto precedentemente, come spiegherò, da aziende extracomunitarie, vogliamo chiamarle così. Oggi si sta invece ripetendo questo tipo di errore su dei soggetti, vogliamo chiamarli nazionali, italiani, come volete chiamarli, che lavorano su determinati settori: geometri, ragionieri, commercialisti, ingegneri, collaudatori, banche, di tutto e di più. Diciamo che, allora, per capirci, quando noi abbiamo iniziato come impresa dal 91-92, mi ricordo, incominciavano ad venire su queste piccole imprese di extracomunitari, rumeni, albanesi o quant'altro. Adesso nulla nei confronti di questo tipo di etnia, si dice così. E cosa è successo? È successo che noi ci siamo trovati in particolar modo coinvolti e colpiti dal fatto che queste aziende sono arrivate e hanno incominciato a, vogliamo dire, abbassare i costi, vogliamo dire martellare il costo, vogliamo dire prostituirsi nel costo. E tanti idioti che poi si sono riversati tuttora se ne vedono, e poi sarà l'argomento di questo video, hanno incominciato ad accettare questo passaggio a questi soggetti. Di conseguenza cosa hanno fatto? Hanno distrutto il lavoro per chi era già in piedi, chi era già su come noi avviati, e noi siamo passati per ladri. Loro hanno lavorato sotto costo per prendere il lavoro e si sono dati l'ammazzata nei coglioni. Vi spiego perché. Perché inizialmente, quando si inizia un'attività, si parte da zero. Tutto quello che si incassa momentaneamente, non essendoci un discorso di reddito, così si va a incassare determinati soldi che possono sembrare, come dire, una buona cassa, ma dopo, fra IMS, tasse, controtasse, una cosa l'altra, ci si riduce, che questi soldi che hai incassato precedentemente ti trovi già nella merda subito. E questo è successo a queste aziende: sono arrivate, hanno ucciso il mercato, abbassando i costi, distruggendo le aziende esistenti per farsi avanti. Poi dopo, una volta che sono arrivate, che hanno lavorato sotto costo, hanno fatto i conti, non ci stavano dentro, adesso hanno alzato la cresta, pretendono di fare il mercato. Quando tu nel mercato abbassi un costo, a rialzarlo non lo alzi più. Una discussione che è venuta fuori adesso sul campo condominiale come amministrazioni: cosa succede quando si fanno dei lavori straordinari, per esempio anche ordinari, che adesso la legge permette di scaricare il 50% o 65% o qualche altro o qualcosa di più su altri tipi di settori, tetti, isolamenti, eccetera. L'amministratore ha il compito di dover fare, almeno io faccio così, poi ho visto che ci sono degli amministratori, caro mio, che lasciano a desiderare, le copie di tutte le fatture eseguite, i pagamenti vanno eseguiti in banca, perché l'amministratore dovrà firmare col codice fiscale. Perciò a volte ci può essere una fattura oppure una fattura di acconto. Questa fattura di acconto poi va collegata direttamente all'agenzia, mi sembra, delle entrate, ma alla banca, che provvederà a fare questo, e se ne aggiungono le altre per completare il quadro stabilito, verbalizzato, accordato, quant'altro.
Questo vuol dire che l'amministratore deve andare più di una volta su alla, in banca a fare investimento, poi è responsabile tecnicamente quello che può succedere, anche se c'è il direttore lavori, per quanto sia succede qualche cosa è responsabile sempre dell'amministratore. Poi l'amministratore va, deve andare anche nel posto dove si fa questo lavoro, se si fa un muro, se si fa un tetto, si fa, deve andare anche a dare un'occhiatina a vedere che sia abbastanza tutto in ordine, oltre alla documentazione in regola dell'INPS e quant'altro, DURC eccetera eccetera. E questo ha un costo, perché le fotocopie, la partizione, gli interventi che devi andare in banca per di tempo, devi andare nel posto per di tempo, alla fine si chiede dall'1 a un 3%. Stasera è saltato fuori uno, mi ha detto, ah ma dice, sono cose che noi facciamo sempre, perché siamo andati dal mio commercialista, mi ha detto che, ah ma 100 euro bastano. Io gli ho detto, ma questo coglione di commercialista che hai, a parte che io adesso poi devo sapere chi è, poi gli telefonerò, voglio dire, ma lui deve fare il suo lavoro, io devo fare il mio, perché la responsabilità è la mia, non è la sua. Io non vado a prendere una responsabilità di un determinato lavoro, di non so, 30.000, 50.000 che sia, per 100 euro. Ci vada lui, e ci va lui a firmare, perché io non ho intenzione di, sia io che gli altri. Perciò voglio dire con questo discorso che anche in questo settore, poi metto, ah la banca per esempio mi ha fatto un pagamento gratis. Ma ti ha fatto il pagamento gratis perché quel deficiente del cassiere che stava lì, probabilmente, oppure ci sono delle condizioni delle volte che non si capisce, poi uno ne fanno un modo, l'altro un altro modo, si capisce un incidente qui. Ma io dico, ma alla fine la banca, dico la banca per dire, questa gente qui va pagata, cioè l'energia, i computer, il monitor, la carta, il toner, la tastiera che si può rompere, il mouse, il tempo che ci metti, le tasse, l'IVA, il raffreddamento dei condizionatori, il telefono, la DSL, il cellulare che ti cade e si spacca, ti devi muovere con la macchina, la benzina, il gasolio, il bollo, l'assicurazione, il rischio, le gomme, la macchina stessa, cioè alla fine questo nel corso dell'anno ha un costo. Perciò questi coglioni che vengono su, che vogliono fare i commercialisti, vogliono fare i geometri, vogliono fare gli amministratori, vogliono fare tutto, che si presentano dicendo, ah no, ma io come una, disse, ah no, io non faccio mica pagare niente del 3%, il 2%, l'1%. Certo, però c'è la diceria in giro che si fa dare il 10%. Naturalmente non faccio nomi per correttezza, ma è una donna, per capire, una di zona, come tante di zona qui da noi. Perciò voglio dire, alla fine, chi se lo pila nel culo sono sempre questi. Vogliamo parlare di persone oneste? Vogliamo parlare di una cosa regolare, perché un 2%, un 3% che sia, è tutto regolare su fattura, non è che sia tutto fuori posto. Allora, fai le cose in regola, perché è inutile che vuoi venire su come amministratore, come commercialista, come geometra, come architetto, come cazzo che ti pare, ingegnere, quando poi non includi questi costi che un domani saranno a carico tuo, perché quando un domani ti sarai avviato, che avrai il tuo ufficio, che avrai dei dipendenti, che avrai delle spese, se sei partito con zero, con questi costi bassi, non li tiri su, salti! Brutti coglioni che non siete altro, saltate! Non ve ne rendete conto di questa situazione qui. Allora io dico, come è successo con noi, con le aziende che sono arrivate extracomunitarie, adesso sta succedendo con questi coglioni di italiani che hanno messo su sti quattro pezzi di merda di studio perché non sanno come cazzo fare a farsi un lavoro, stanno distruggendo le loro palle e non se ne stanno accorgendo, perché questo comporterà poi un domani in un fallimento. Perché sarà un fallimento per loro, perché già lo stanno facendo fare agli altri, quelli che sono già avviati. Ed ecco che questo è il mio motivo. Oh, questo vale anche negli alberghi, eh. Negli alberghi ci mettono della gente che non sa né di me né di te. Arrivi e non ne frega un cazzo. Cioè, sei lì, tu vai qui nelle nostre zone, nei magazzini, quasi gli rompi i coglioni di servirti o risponderti se hai bisogno di chiedere una cosa. Cioè, perché questi ci siamo sottopagati. Ma questo sottopagato è venuto da voi. È venuto nel vostro tempo, l'avete creato voi. Adesso qui nella riviera adriatica c'era la lamentela prima dell'estate. L'estate ormai sta terminando, l'estate, perché siamo al 31 di luglio oggi. Dice non si trova il personale, ma per forza, perché sono arrivati queste extracomunitari che si sono prostituiti pur di fare, ti prendevano 700-800 euro al mese. Ma come fai a fare una stagione, prendere 700 euro e ti fare un culo così che lavora 12 ore? Cioè, ecco che non ci siamo, il lavoro è andato in degrado a causa di questi dementi. E purtroppo, come nei video che io faccio, che ci sono i dementi, ci sono i dementi anche nel lavoro. E sono sempre in aumento, questo che mi fa veramente paura. E non c'è niente da fare, perché non hanno capito e non vogliono capire
che si stanno dando la mazzata nelle palle. Purtroppo, come ho già detto, è un video che non pensavo di rimettermi a fare, perché sinceramente poi questi sono cretini di fabbrica, proprio di natura. La mamma li ha fatti i coglioni, perché la mamma degli imbecilli è sempre incinta, scopa come una dannata, è una troia della Madonna, e di conseguenza questi sono i figli. E non, io sinceramente non vedo alternative, diciamo, di una ripresa economica, perché non ci sono i presupposti per poter capire, a partire dalle banche, a partire da chi ci comanda, ci governa. I vitalizi li fa comodo, però le altre cose non riescono a capirle, che bisogna attivarle, non lo so. Siamo messi, penso che qualcuno ci voglia distruggere, non lo so. E qui pensano ognuno i cazzi loro, basta che stanno bene loro, basta che hanno il loro stipendio, che ne frega di te se sei qua, se sono qua, scazzi tuoi. Una l'anno scorso qua mi fa: ah, ma la tizia dice, dato male lavoro, la banca si è ripresa la casa. Ah, ciò peggio per lei, vorrà dire che andrà, cioè, con una superficialità. Sì, so, questa penna è finita, infatti adesso devo levare gli staffari di gomma qui perché può servire, ma adesso la buttiamo via. Uguale, stessa cosa, cioè, capito? Ma non pensano che se gli deve venire un colpo che vada a loro. Ecco, questi qui sono i soggetti moderni di oggi, sono questi testa di cazzo. Poi fate caso delle volte quando uno dovesse aver bisogno per una cosa o per l'altra, cosa fanno? Mica ti danno una mano, ti aiutano a ammazzarti prima. Io guardavo nei paesi poveri, delle volte i poveretti non hanno da mangiare e si levano proprio il pane dalla bocca per darti una mano. Poi casomai dopo tu ricambi, però nasce quel rispetto, quel dovere di dover restituire. Qui vedo già nei condomini, quando uno ha delle difficoltà, la prima cosa si allarmano, perché cioè, se lui non paga devo pagare io. Queste sono le leggi. Ah no, e si incazzano e nasce un malumore che non vi dico. Cioè, è una cosa. Adesso parlare di fare dei lavori nei condomini, a me veramente mi si ritira la pelle, perché dico, dopo le conseguenze sono un casino, quello non può versare, diventa un casino. E perché non hai provveduto, ma poi anche che provvedi, ci sono dei tempi. Ci sono le leggi, devi agire nella tempistica. Non lo so. Vi devo dire la mia, è una merda di sistema creata da questi coglioni, buona parte laureati, perché questo fatto di essere laureati credono di aver raggiunto chissà che cosa, invece non ha raggiunto un cazzo, e le cose non andranno assolutamente bene. Naturalmente i commenti sono disattivati perché ho litigato anche oggi con un pezzo di imbecille e ultimamente li sto disattivando tutti, perché io nella tecnica cerco sempre una collaborazione, uno scambio, invece qui abbiamo a che fare con dei pezzi di merda che la metà possono bastare. Bene, per chi sostiene quest'idea sicuramente la pensa a mio modo, per chi non capisce, perché poverina la mamma, è stata una scopata in più un'altra, forse c'era il pisellone grosso, e non arriva più di tanto, perciò non potrà mai arrivare a capire. Un saluto a tutti ragazzi, siamo al 31/7/2017 e ho due coglioni che mi arrivano per terra. Ciao a tutti, ciao!